Ciao a tutti da streamardo.com, quest'oggi vi proponiamo l'unboxing della nuova P&A GTX 780T Overclocked Edition. Scheda grafica di fascia altissima per quanto riguarda la serie Nvidia, le schede grafiche Nvidia, con 2880 CUDA cores e con 3 GB di VRAM. Come possiamo vedere dalla parte frontale della scatola, abbiamo il logo PNI, quindi la marca del prodotto che andremo oggi ad unboxare, e abbiamo il nome della serie che caratterizza questa scheda, che è XLR8 Enthusiast Edition. Sono le edizioni più spinte da parte del produttore PNI. E in basso a destra troviamo la scritta che ci riporta che all'interno è contenuta la GTX 780T overclockata e alcune caratteristiche principali della scheda, come la memoria onboard della scheda e la compatibilità con Nvidia Shield, cioè la console portatile di Nvidia. La parte posteriore, come possiamo vedere, è completamente spoglia, non riporta alcuna informazione importante. L'unica informazione importante sono i siti web di PNI e i 3 anni di garanzia a cui è accompagnata questa scheda. Aprendo la confezione, possiamo vedere che abbiamo al suo interno il CD driver marchiato PNI e un piccolo manuale per l'installazione della scheda. Al di sotto di questa copertura in spugna abbiamo gli accessori, che sono l'adattatore Molex 6 pin e un adattatore DVI-VGA. Poi troviamo la scheda, che è protetta all'interno di questa busta antielettricità statica. Ok, facciamo un breve zoom, mettere in dettaglio la scheda. Ok, come possiamo vedere la scheda ha una cover completamente in metallo, infatti è attaccata al sostegno sottostante mediante viti e presenta 3 ventole con diametri diversi l'una dall'altro. Abbiamo le ventole esterne che sono da 80 mm e hanno un design abbastanza standard, con al centro il logo PNI, e al centro abbiamo una ventola da 90 mm che è quella che ha il compito di raffreddare maggiormente il dissipatore sottostante. Come possiamo vedere, la cover in metallo è abbellita da queste linee dorate che si rifanno al logo PNI e che abbelliscono la scheda in maniera davvero eccelsa. Guardando la parte superiore della scheda, notiamo queste piccole feritoie che servono a far uscire maggiormente il calore prodotto dalla GPU. Notiamo i 2 connettori di alimentazione che sono standard per quanto riguarda la GTX 780T. Infatti, come vedremo, abbiamo un PCB reference e abbiamo un 8 pin di alimentazione e un 6 pin. Come potete vedere, abbiamo anche il connettore per la ventola del dissipatore stock, in quanto, come abbiamo detto, un PCB è reference. E abbiamo questa piccola placchetta che, oltre ad raffreddare e la sezione alimentazione e le RAM, dà anche sostegno al PCB e non lo fa flettere al di sotto del peso sotto il peso del dissipatore. Inoltre abbiamo 2 connettori SLI per connettere più schede in parallelo. Girando la scheda, mettendo in mostra il PCB, notiamo che il PCB è in colorazione davvero bella, nero opaca, e non presenta alcun bollino sulle viti posteriori. Questo
Quindi possiamo smontare la scheda senza perdere la garanzia. E notiamo il connettore PC Express 3.0 e notiamo che il PCB è sensibilmente più corto rispetto alla lunghezza del dissipatore, che si estende per 3-4 cm oltre la lunghezza del PCB, che è già di per sé molto lungo. Quindi dobbiamo prestare attenzione se questa scheda entra senza problemi nel nostro case. La parte inferiore è molto simile alla parte superiore per quanto riguarda la cover, infatti abbiamo sempre queste prese che ci consentono di dissipare meglio il calore. E notiamo il radiatore in alluminio sottostante e l'estensione della placchetta in alluminio che ha il compito di raffreddare i componenti installati sul PCB. Come uscite video, abbiamo due DVI, una DisplayPort e un HDMI. Adesso andremo a smontare il dissipatore da questa scheda per mostrarvi meglio come è fatto il dissipatore e i componenti installati sul PCB della scheda. Ecco qui quindi il dissipatore completamente smontato di questa scheda. E come possiamo vedere la cover in acciaio, sì, in metallo si smonta abbastanza facilmente rimuovendo quattro viti. E al di sotto troviamo la struttura portante delle ventole che è in plastica. E come possiamo vedere è attaccata direttamente al radiatore in alluminio. Le ventole sono prodotte da Color Fan. E troverete il modello esatto nella recensione scritta. Inoltre, come possiamo vedere, abbiamo una base in alluminio, un rame nichelato, dovrei accertarmi e troverete la risposta esatta nella recensione scritta. E abbiamo quattro heat pipes in rame nichelate, tutte e quattro da 6 mm. Scelta un po' in controtendenza con diretti concorrenti che adottano heat pipes sempre più grandi, fino anche a 10 mm. Come possiamo vedere, le ventole vanno a raffreddare tutto questo grande radiatore in alluminio che dissipa il calore prodotto dalla GPU, quale viene trasmesso attraverso le heat pipes in rame nichelate. E abbiamo il connettore delle tre ventole a 4 pin che va collegato sul PCB della scheda. Inoltre abbiamo il dissipatore, diciamo la placchetta in alluminio che ha il compito di dissipare RAM e VRM, infatti troviamo i vari pad termici per trasmettere il calore dai componenti elettronici a questa piccola placchetta in alluminio. Ed infine troviamo il PCB della scheda stessa. Ok, abbiamo centrato. Allora, come possiamo vedere, abbiamo il chip GK110 per quanto riguarda che è posizionato al centro della scheda e tutto intorno troviamo le varie memorie VRAM che sono 4, 8, 12 chip per un totale di 3 GB. E sono prodotte da Hynix, troverete il modello preciso nella recensione scritta. Inoltre abbiamo a sinistra varie fasi di alimentazione per GPU, RAM e PLL e qui troviamo il controller per quanto riguarda le fasi che è prodotto da è un NCP. La scritta è molto piccola, si vede a malapena, quindi scusate, ci ho messo un po' a leggerlo. Quindi abbiamo il connettore per le ventole del dissipatore e qui invece abbiamo il vecchio connettore per il dissipatore stock.
Quindi diciamo che per questo video unboxing, piccola video preview, è davvero tutto. Abbiamo esaminato la scheda nei minimi dettagli e troverete i risultati del benchmark di questa scheda nella nostra recensione scritta. Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Dallo staff di Streamout un saluto, al prossimo video unboxing. Ciao!